Ci accingiamo a varcare la porta dove nella scorsa puntata abbiamo visto probabilmente il portale dell'End. E giustamente è il caso di creare una piccola difesa per evitare che ci arrivi alle spalle qualcuno. Oh cazzo! Piantala, metti qualcosa per proteggerti, perché quello è uno spawn e non sappiamo di che cosa. Potrebbe essere qualunque cosa, scheletri, zombie, creeper. Se sono creeper siamo nella merda, perché ci faranno sempre subito per aria. Pazzo, sta arrivando pure uno zombie. Chiudi, chiudi! Avvicina, vediamo che tipo di... Ah, meno male! È solamente uno spawner di silverfish. Meno male, questi sono gestibili. Sono deboli. Però... sarebbe insomma. Non distruggere lo spawn. Perché noi, per poter usare il libro degli incantesimi, eccetera, abbiamo bisogno di fare... di livellare. E secondo me questo spawn potrebbe essere un buon sistema per livellare velocemente. Apri la porta e capisci. Vedi? Ci dà 3 livelli per ogni silverfish abbattuto. Quindi secondo me... non sarebbe una cattiva idea lasciarlo integro. Cazzo, ne ha scaricati fuori 4. 3 per 4, sono 12 livelli. 1, 2, 3... Sì, sì, io penso che praticamente dovresti chiudere la porta prima. Penso che qualcuno che ci hai trovato un tesoro veramente. Primo, abbiamo il portale del mondo. Così se un giorno voi raggiungere l'Endo, anche se sinceramente penso che sia molto difficile raggiungere l'Endo in hardcore e non morire neanche una volta fino a distruggere l'Endo. Purtroppo mi sembra che questo sistema non funziona, almeno non funziona più. Prima mettendo delle torce sopra agli spawn impedire agli spawn di vomitare i mostri, ma purtroppo credo che questo sistema l'hanno eliminato. E infatti, vedi, non funziona. Sì, sì, puoi provare pure a mettere le torce tutte intorno, però mi sa che non funziona. Io comunque ti consiglierei di non farti, di non metterti a cazzeggiare troppo vicino alla lava. Perché se queste cose ti colpiscono e ti fanno fare un balzo all'indietro, nel momento sbagliato, tu ti fai un bel bagno caldo e diventerebbe molto fastidiosa la cosa. Quindi prima di metterti a cazzeggiare, io ti consiglio di tappare, ecco, bravo, tappa tutto questa lava.
lo spawn e utilizzali per tappare. Tensione, tensione! Sa sentire la cosa, prima metti in sicurezza la zona e poi ci mettiamo a giocare con questi simpaticoni, va bene? Scassa tutto coso e poi lo metti, poi mettiamo tutto... Cioè, prima tappa tutto e poi dopo ci mettiamo a cazzeggiare. Ecco, cioè, mi hanno voluto di altri. La spada, imbecille! Ah, ma ti devo insegnare tutto. Rompi col piccone tutti i gradini. Attenzione a non beccare il mob spawn. Ah, già, questi fanno un nido nei blocchi. Ora raccogli tutto. I belli. Ci sono arrivati altri, falli fuori prima loro. Ok, tre a prezzo di uno. Mazza, quanti livelli! Mi sa che abbiamo un doppio cubo. Ora tappa tutta la lava. Sendo pure una marea di scheletri. Aspetta che spunino un'altra volta e poi vai a tappare la lava. Ok, fai veloce, tappa. Anche se ci sono le torce continuano a spawnare, quindi purtroppo solo non funziona. Ok, tappa, vai a tappare tutto. Forza, veloce, veloce. Ma che aspetti? Ah, vabbè. Giusto posizionare meglio. Aspetto che spunino. Ammazzali tutti. Vai, tappa. Veloce, veloce. Muoviti, muoviti. No, cazzo, stronzo. Bravo. I miei riflessi cominciano a funzionare. Allora, ci siamo un poco sistemati meglio, abbiamo bloccato per bene la porta d'ingresso, così questi pesciolini non sono più incontrati, ci siamo costruiti un bel riparo tutto intorno per poter lavorare con calma, li facciamo accumulare tutti quanti vicino alla porta e poi ne uccidiamo uno in una sola ondata. Come vedete, guadagniamo un sacco di livelli. Quindi questa zona pensiamo di lasciarla integra e di tornare di tanto in tanto quando stiamo a basso livello di punti, così li vendiamo. Comunque, visto che la zona mi sembra sufficientemente grande, e abbiamo sentito anche degli scheletri, con molta probabilità dobbiamo esplorare meglio la zona e vedere se troviamo qualche altro spawn, perché probabilmente ci sarà sicuramente, visto che li abbiamo sentiti in grandi quantità, scheletri. Se giriamo bene troveremo anche uno spawn di scheletri e quello sinceramente sarebbe molto bello trovarlo. Primo, perché gli scheletri danno molti più livelli in punti. Secondo, perché droppano frecce
ossa e alcune volte pezzi di armatura e altre volte archi incantati. Se troviamo quello, abbiamo fatto bingo. Questo è già una buona cosa, ma se troviamo quell'altro, abbiamo strafottuto il sistema e possiamo tranquillamente livellare come bellezza. Qui abbiamo sistemato un po' alla meglio, perché abbiamo trovato che ci sta un'altra prigione. E ci sta pure sto berraglietto. Scusa, ma che è successo? È attraversato la porta di chiusa. Guarda, forse. Guarda che stai perdendo tempo, perché prima che hai tempo di scoccare una freccia la porta è chiusa, devi uscire fuori e affrontarlo con la spada. Non ce la fai, è troppo lento. Devi usare la spada. Chiappa questa cazzo di spada e ammazzalo, che ci vuole. Vai, ma che ci vuole, vai. Visto? Ora, qualunque cosa ti viene contro, aprila in due. Prigione. Ok, c'è un cazzo, chiudi. Tempo scassato, chiudi. Un cazzo, andiamo avanti. Aspetta, torna a quella porta con la leva. Vai a quella porta con la leva, che secondo me là ci sta qualcosa. Che due coglioni, mi vuoi stare a sentire? Vai alla porta con la leva. Grazie. Vediamo che ci sta, secondo me ci sta qualcosa. Ci sta un cazzo. Vabbè, scendiamo giù. Con calma, senza fretta, eh. Non ho amato cazzo. Questa è l'ultima porta lì. Tre prigioni. Cazzo, ci scendo ancora. Sì, sì. Fermo. Sì. Vediamocelo. Perché tanto non credo che dobbiamo scendere ancora. Ti prendi, non sentirò niente. Mi sa che esiste solo roccia, non ci sta un ulteriore passaggio. Se no questo l'avremmo già trovato. No. Però cosa, metti la torcia al massimo, andiamoci, dai. Ah sì, questa fa bene a prendere, che posso tornare. Comunque il gameplay è durato abbastanza, quindi sinceramente mette tu rompi le sbarre. Possiamo chiudere. We'll be right back.